Abbiamo questa mattina iniziato un percorso, diciamo, ragionato, cioè abbiamo cercato di programmare gli interventi per fare un percorso che avesse un senso logico, no? Quindi abbiamo pensato di partire, appunto, come avete visto, dalla cultura, passando all'istruzione e formazione a scuola, cioè chiaramente temi fondamentali, quindi sono le basi, per poi arrivare allo sviluppo delle imprese, al lavoro. Lavoro è un tema che non è di competenza regionale, quindi nel nostro programma noi di temi lavoro, quindi diritti, regole, leggi, non possiamo intervenire, ma possiamo intervenire indirettamente per quanto riguarda lo sviluppo delle imprese. Di conseguenza abbiamo chiesto e abbiamo invitato degli ospiti esterni che potessero portare dei contributi per ragionare insieme poi nel pomeriggio su quali sono gli strumenti da mettere in campo da parte di Regione Lombardia e quindi da inserire nel nostro programma elettorale per aiutare le imprese, e chi meglio di chi le conosce può darci degli strumenti. Di conseguenza abbiamo deciso di scegliere alcuni settori, quindi innovazione tecnologica e un settore che per l'Italia è trainante come quello della moda, settore moda, abbigliamento, che racchiude uno spettro ampio di professionalità, chiaramente, perché voi sapete che a Milano abbiamo anche le migliori scuole di moda del paese, probabilmente anche del mondo, abbiamo dei marchi famosissimi, abbiamo tutta una serie di attività commerciali di abbigliamento che poi troviamo in giro per tutta l'Italia. Quindi per questo motivo abbiamo chiesto un contributo al segretario generale della Federazione Moda Italiana, Massimo Torti, che invito qui sul palco, per raccogliere insieme spunti di riflessione e magari anche per farci conoscere il settore, perché probabilmente tanti di noi lo vivono in maniera superficiale. Siccome uno dei punti e dei settori importanti per il nostro paese, perché il fashion, l'Italia fashion è abbastanza conosciuto come abbinamento, riteniamo sia fondamentale diciamo affrontare questo tema. Le slide siamo a posto, giusto? Ale? Quasi. Siamo, Ok. Grazie Massimo. Allora, innanzitutto mi ha già presentato Stefano, ringrazio Stefano Buffagni in prima persona e tutto il movimento, perché mi ha dato l'opportunità di essere qui a raccontare quello che noi facciamo. Abbiamo voluto essere qui perché raccontando, e prima Paola Macchi partiva da una considerazione, diceva dai dati si deve partire, perché dai dati poi si fanno tutte le riflessioni. Allora vi ho portato alcuni dati sul nostro settore. Federazione Moda Italia rappresenta praticamente tutti i negozi d'Italia, quindi dal negozietto più piccolo della periferia di una piccola città come il negozio in pieno centro e nel quadrilatero della moda, ad esempio, di Milano. Quindi questo è il panorama delle imprese che noi rappresentiamo, un panorama variegato che ha potenzialità e difficoltà e complessità diverse, ovviamente. Allora, qua noi abbiamo dei dati che sono i dati veri e sono delle carte di credito, cioè delle spese degli italiani con carte di credito nei nostri negozi. Quindi vediamo che il totale del 2016 si è concluso con un più 0,4%. Siamo contenti? No. No, perché il settore del dettaglio moda, ma qui è inutile che ve lo dica, perché basta che voi tutti giriate per le vostre città, per i vostri quartieri, e vedete la situazione disastrosa, perché praticamente chiudono i negozi, e poi vi spiego anche il perché e le motivazioni principali. Un dato è certo però, che l'Agenzia delle Entrate dal 2009 riconosce un correttivo congiunturale per la crisi del settore. Quindi vuol dire che dal 2009 in Italia tutti i negozi continuano a perdere di fatturato. Adesso abbiamo qua, vediamo che è un più 0,4, è un più, ma dopo tanti meno. Ovviamente vediamo che ci sono dei passaggi che ci dicono che gli accessori moda trainano, ma questo è ovvio. Gli articoli sportivi sono un pochettino, a seconda dell'annualità, hanno tendenza un pochettino mobile. Le calzature sono in regressione, così pure le pelletterie, le valigerie, e l'abbigliamento è leggermente più in alto. Ora, abbigliamento è leggermente più in alto perché, come vi ho detto prima, a forza di anni sempre negativi non si può avere sempre una negatività. Con questo, per essere contenti, noi dovremmo avere un più 20% per essere soddisfatti dell'andamento del settore. Più 0,8% è sempre più 0,4% e più 0,8% è sempre un dato positivo, che è meglio il segno più che davanti allo zero piuttosto che il segno meno, però è preoccupante. Preoccupante
vediamo un po' i dati, questi sono i dati di italiani, qui ovviamente ho messo i dati della Lombardia perché siamo in Lombardia, vi interessano i dati. Ecco, abbiamo un 0,4 Italia, un più 1,7, più 1,7 è motivato, il trend è questo, più 1,7 esclusivamente perché in Lombardia c'è più potere di acquisto, più capacità di spesa da parte dei lombardi rispetto al totalità dell'Italia, ma non è un dato positivo. Positivo sì, perché ovviamente ha il più davanti, ma non è un dato che ci rallegra e ci conforta, quindi non possiamo dire che siamo al di fuori della crisi, soprattutto vedendo questi dati che sono i dati drammatici della nati mortalità, adesso ve la spiego meglio, delle imprese del settore moda, quindi vuol dire dei negozi. I nostri negozi in Italia erano al 31/12/2011 erano 141.212. Al 31/12/2016, quindi dopo 5 anni, abbiamo 124.172, abbiamo perso 17.040 esercizi commerciali. La cosa che è peggiore, che non sono 17.000, sono 34.000 attività che hanno chiuso e 17.000 che hanno aperto, quindi c'è un rapporto di una chiusura, un'apertura e due chiusure. Allora, a questo punto ci siamo anche domandati che cosa sta succedendo, perché logicamente se ce lo domandiamo noi è un problema nostro, ma in realtà è un problema di tutti, perché quando chiude un negozio è un pezzo di città che muore, ma non è solo un pezzo di città che muore, è una questione di sicurezza, è una questione di pulizia, è una questione di proprio di abbandono e anche di svalorizzazione della proprietà immobiliare, perché logicamente quel negozio varrà di meno, ma varrà di meno anche l'appartamento che c'è di sopra, cioè coinvolge un po' tutti noi e quindi non è un problema solo nostro. Ecco perché abbiamo colto la vostra richiesta d'invito e l'abbiamo colta volentieri, perché è giusto prendere atto. E qui vi ho portato anche i dati della Lombardia, che non è, che non è un problema solo italiano, non è un problema solo del sud, non è un problema solo del centro, ma è un problema del nord-ovest, nord-est, Lombardia compresa. Il trend è uguale. Il trend è un negozio che apre e due negozi che chiudono. E è drammatico, perché come dicevo prima, cioè non è un problema solo del commercio, ma è un problema che va gestito. Ecco quello che ho immaginato, il vostro incontro di oggi e il vostro invito è per incominciare a ragionare su quelle che sono le possibili soluzioni anche per il futuro, perché è facile dire e questa è la nostra posizione, perché non dobbiamo dire che il mondo è così, sta cambiando e noi rimaniamo così come eravamo 5 anni fa, non sto dicendo 20 anni fa, sto dicendo 5 anni fa. Perché l'atteggiamento anche di alcuni nostri operatori è proprio quello, cioè di dire e io non ce la faccio a cambiare, perché sono così, ho sempre fatto così. E quindi c'è una prospettiva che noi stiamo cercando di, ovviamente, di aiutare, di salvaguardare e di accompagnare, e questo potrebbe essere anche il senso di un approfondimento nei tavoli del pomeriggio, perché noi abbiamo bisogno di tutela. Quando adesso poi arrivo anche a quello, quando pensiamo che noi abbiamo una certa età media, parlo dei titolari dei negozi, e vuol dire che il ragionamento si è fatto sulla base di un periodo di lavoro che era un periodo di lavoro florido per tutti, per il commercio pure. Adesso non è più così. E allora noi cerchiamo di spronare anche gli operatori commerciali a dire guarda che se vai avanti come hai sempre fatto rischi di morire, il nostro morire non è ovviamente, è una metafora, rischi di chiudere, ma per noi chi si alza al mattino presto e chiude la sera tardi è una sorta di morire, è una morte interiore chiudere un'attività, non è una cosa piacevole. E non è solo un problema, è un problema solo nostro, un problema globale, quindi tutti ci dicono che la globalizzazione porta benefici, è vero, ha portato benefici perché si disintermedia tutto, cioè un tempo si andava, sapete quanto può costare il trasporto costa un euro, da un sud-est asiatico qua, la produzione costa 3 euro, cioè non possiamo andare a competere, io parlo per noi italiani, non possiamo andare a competere con un mondo che è completamente diverso, io sempre parlo del fashion, e quindi
Dobbiamo capire cosa andiamo a acquistare, perché non ci sono le regole dall'altra parte, ci sono meno regole serrate. E poi apro un altro spunto di riflessione, la contraffazione. No. Io qui parlo Made in Italy. Made in Italy, voi sapete, questo è un grosso problema che noi cerchiamo sempre di rilanciare, perché noi non va bene che venga considerato a livello europeo che il Made in Italy sia l'ultima lavorazione sostanziale. È il codice doganale europeo. L'ultima lavorazione sostanziale, come dicevo prima, è che se io faccio fare un abito e mi costa 10 euro e metto i bottoni in madreperla e li cucio qui in Italia, che mi costa questo processo di lavorazione 11 euro, questa è l'ultima lavorazione sostanziale. E voi capite invece tutto il nostro Made in Italy, tutto il nostro artigianato di qualità, il saper fare italiano, che non può confrontarsi su un mercato che è completamente differente a queste regole, perché ci sono regole che, come sappiamo, il costo del lavoro, le tasse, ma il personale, ma parliamo di tutte le attività, che il costo della materia prima è ovviamente diverso. E noi facciamo fatica a stare in un mercato che è globalizzato, ma è globalizzato vuol dire che io posso comprare in tutto il mondo. Cosa compro in tutto il mondo? Lo sappiamo quando compriamo via internet, e qui è l'altro problema, perché l'internet non ha regole. Io parlo solo ad esempio delle leggi che voi conoscete sui saldi, perché sono leggi regionali. Ecco, i nostri operatori ci chiedono di spostare, cioè se la stagione inizia a ottobre, adesso incomincia a far fresco, incominciamo a vendere metà settembre le cose dell'autunno e poi l'inverno. Se a gennaio, al primi di gennaio, iniziano i saldi, logicamente i nostri operatori dicono: è appena finita, neanche iniziata la stagione, che incominciamo ad abbassare il prezzo. E noi abbiamo i prezzi imposti come commercianti, cosa che su internet non c'è un'imposizione dei prezzi, non c'è una valutazione del quantum deve essere venduto il prodotto, perché è un mare magnum e non si sa se i prodotti sono veri. E quindi noi diciamo sempre: andate a comprare, sì, ma andate a comprare dove ci sono dei siti che garantiscano dei punti vendita. Ricordate che noi in Italia abbiamo il codice del consumo, che da 2 anni, e in pratica 2 anni e 2 mesi, sulla qualità del prodotto. Quindi se c'è un difetto c'è sempre un'attività dietro che deve dare una risposta. Su internet un giorno c'è un sito, un altro giorno non c'è più. Se io compro da un operatore, non compro da un operatore che fa servizi, e non c'è una regola su qual è il prezzo, perché il produttore può far fare dei prodotti ad hoc per il mercato online. E la cosa però trascendentale è che poi noi ci troviamo di fronte ad un mercato dove, allora io vi do un altro dato dell'Agenzia delle Entrate, nel 2016 su 60.000 aziende che hanno compilato gli studi di settore, lo 0,27% dei redditi arriva dal commercio elettronico. Voi capite che vuol dire, uno, che non intercettiamo noi piccoli operatori quel mercato elettronico, perché non possiamo stare, perché a quei prezzi, cioè se si va solo sulla leva dei prezzi, noi non ci possiamo stare. E quindi chiudiamo, cioè la soluzione è chiudere, o riposizionarti su beni che non ci sono su internet. Ma voi, se io vado a cercare il marchio di questa giacca, lo trovo. L'altro passaggio è che noi ci possiamo riposizionare su un altro modo, e è quello di andare a condizionare una qualità del servizio. Noi facciamo tanti servizi, noi diciamo, innanzitutto parliamo con i clienti, e questo so che i social ormai tendono anche lì a desocializzare, però noi parliamo, e questo può essere un vantaggio anche. Quindi andiamo a comunicare, andiamo a rendere noto quello che facciamo. Se facciamo gli orli, se facciamo, diciamo, i consigli sugli outfit, andiamo a raccontare. Però qui ci vogliono anche dei commessi 4.0 che possano comunicare anche sui social. E quindi i nostri operatori non sono ancora attrezzati per, ecco qua che dicevo prima, lo sviluppo anche magari per i tavoli del pomeriggio, pensare anche a qua. Prima si parlavano delle risorse, sì, siamo in un regime di risorse scarse, è logico, però dobbiamo pensare che queste possono essere attività che possono premiare, perché dobbiamo accompagnare, noi abbiamo bisogno di un tutor. Un tempo c'erano dei tutor, degli export manager che aiutavano le aziende italiane ad andare a vendere all'estero. Adesso ci servono dei manager che accompagnano le aziende italiane a stare sul mercato.
l'obiettivo è quello sempre di creare i clienti in fan, e se no non si esce. E cosa abbiamo pensato poi? Abbiamo pensato che per stare sul mercato le regole sono diverse. Bene, se arriva una, se noi non intercettiamo anche come tassazione, tutto questo mare magnum di vendite online, voi pensate quanti pacchettini girano con i camioncini, i furgoni, tutti gli operatori spedizionieri, e poi facciamo la congestion charge, facciamo tutto quello che vogliamo, però pensate quanto è aumentato negli ultimi 5 anni il giro di consegne. Questo ovviamente crea un impatto, e dall'altra parte non è tracciabile. Ad esempio, noi pensavamo anche che si potesse tracciare magari con, mettendo 50 centesimi sulla consegna di ogni singolo pacchetto. È una tassazione, però almeno si traccia tutto quello che lo Stato non incamera dalle tasse. Questo è un problema grosso della web tax, perché se è concorrenza sleale, perché i nostri non potranno mai, da un lato non pagano le tasse, dall'altro possono essere bypassati direttamente dai produttori. Quindi il nostro diciamo disagio, che è un tra virgolette, è proprio quello di non far capire che qui, quando ho detto prima 17.000 punti vendita in meno, noi abbiamo una media di addetti per ogni negozio di 2.4, quindi se noi moltiplichiamo 17.000 per 2.4 fa 40.000 persone in meno che sono sul mondo dei negozi. Voi pensate che è una, adesso non voglio dire, però è veramente un dato molto sensibile da trattare. Avete mai sentito parlare di questo? Ecco, questa è l'opinione pubblica, perché non genera ovviamente richiamo, perché è un passaggio che avviene in 5 anni, abbiamo perso 40.000 posti di lavoro. E l'altra cosa che a noi interessa anche il sistema di etichettatura, rendere trasparente le cose. Ad esempio, ci sono gli outlet, factory outlet center, anche questi hanno un impatto. Regolamentiamo, cioè che cosa si vende in quell'outlet? Si vende il prodotto fallato? Si vende il prodotto dell'anno prima? Ma diciamolo, perché altrimenti se si vende lo stesso prodotto, allora perché io devo avere delle regole per fare i saldi in un determinato periodo, arriva l'annonario a farci la sanzione, anche lì la sanzione, noi diciamo, visto che ci sono dei grossi gruppi, ma perché fare la stessa sanzione al piccolo, e anche qua può essere di stimolo per il pomeriggio, e non variarla in base ai metri quadri? Perché se io prendo 1.000 euro di sanzione perché violo una norma regionale, perché, che sono un piccolo esercizio commerciale, perché devo prendere tanto come un grosso centro di 2.000 metri? Cioè questo, ovviamente il grosso centro vuol dire che ha una capacità economica importante, invece il piccolo no. Quindi ragioniamo anche su queste logiche, non possiamo ragionare sui fatturati, ma i metri quadri invece sono oggettivi. Ecco, questi sono degli spunti di richiamo. Con questo noi non vogliamo essere, a me piace molto questa immagine perché è speculare, no? Quindi il problema rimane mio se me lo tengo io. Se ragioniamo insieme, allora troviamo più soluzioni. Questa è una cosa che a noi come Federazione Moda Italia piace molto, perché ci vediamo, perché i commercianti sono molto individualisti nella loro attività, invece addirittura quando prendono delle sanzioni magari non ce lo dicono neanche, perché si prende la sanzione e basta. Invece noi abbiamo dei meccanismi per cercare di, non so, criticare. Ad esempio, prima parlavo dell'etichettatura, sapete che danno delle sanzioni, hanno dato delle sanzioni ai commercianti perché il prodotto era etichettato in maniera errata, cioè aveva cotton anziché cotone, giusto, la legge c'è un regolamento UE 1007 del 2011 che lo dice, però adesso sta cambiando la legge a livello nazionale, abbiamo cercato di cambiare, ma noi le sanzioni le abbiamo prese. Poi c'era un diritto di rivalsa nei confronti del produttore, ma è sbagliato il principio, perché questo è l'anello più debole, il commerciante nella catena, ed è l'ultimo, però per il principio di prossimità è quello che deve rispondere giustamente al consumatore, ma che risponda per quando ci sono delle cause di motivazione per cui ci abbia effettivamente un valore. Ultima cosa, ecco, io mi concluderei qui l'intervento, è che noi abbiamo pensato 4 linee di azione per i negozi di moda, che sono: uno, allora, se voi pensate ai negozi di moda che funzionano, sono quindi i brand, quelli ovviamente più consolidati e che sono quelli che giustamente hanno avuto la fortuna e la bravura di intercettare un mercato internazionale. Poi abbiamo le catene,
e sono organizzate. Tutte queste seguono delle metodologie di lavoro organizzate, per cui c'è un'economia di scala. Ecco, se noi andiamo a chiedere a un nostro, voi tutti avete un commerciante sotto casa e dove vi servite, andate a chiedere quante persone sono entrate oggi nel vostro negozio, il commerciante sotto casa non ve lo sa dire. E se chiedete come è andata la giornata, rispetto allo stesso, la stessa giornata dell'anno scorso, il commerciante lo sanno perché hanno gli strumenti, ma non li leggono perché non sono abituati a leggere e non hanno la capacità di intercettare. Sto parlando mediamente, scusate se ovviamente non parlo, perché poi ci sono dei fiorfiori di commercianti che, pur avendo un piccolo negozio, sono bravissimi, perché proprio cercano di emulare quello. Quindi il nostro obiettivo invece è quello di portare quelli meno capaci ai livelli di quelli capaci e quindi cercare di operare in una logica di aiutare. Dopodiché quindi ci sono sviluppare strategie offline, perché ad esempio i profumi, i colori, il tatto, cioè il marketing multisensoriale fa molto. Ultimo, ma non ultimo, è sviluppare strategie online, perché non si può rimanere fuori, non si può. Eppure guardate quanti piccoli negozi, la maggioranza dei piccoli negozi non ha, addirittura non ha una pagina Facebook, non dico solo un sito, bisognerebbe avere il sito, la pagina Facebook, insomma, e esserci, e più anche, io dico anche spesso e volentieri ai nostri, dico utilizzate, fatevi aiutare dai vostri figli, nipoti, amici, così, Snapchat, che è per i giovani, perché sennò non intercetteremo più. Noi pensiamo che tra 10 anni, se sono, i giovani sono abituati a smanettare, compreranno solo via internet. E io non sto dicendo che comprare via internet è un male, perché dico che può essere una soluzione buona, ma bisogna sempre stare attenti a dare sempre lo spazio a quello che è la conformazione tipica delle nostre città, perché se noi veniamo, i nostri negozi vengono dall'epoca dei comuni, no? Quando c'erano le botteghe, ancora prima gli romani avevano, quindi noi abbiamo una tradizione che è diversa da tutto il mondo, perché noi sappiamo fare e abbiamo creato da lì l'opportunità. Fino ad arrivare a selezionare, formare e gestire e motivare il personale. Ecco che noi dicevamo, cioè tutto questo deve essere oggetto, sempre nella logica di risorse scarse, ma può essere funzionale a portare diciamo nuova linfa al commercio, perché altrimenti se non viene accompagnato sicuramente subirà questa, è uno tsunami quello che è avvenuto adesso e quindi i rischi sono molto, molto superiori. Quindi io vi ringrazio, se avete qualche domanda adesso, nel futuro, così noi siamo a disposizione. Grazie mille Massimo, aspetta che facciamo prendere la chiavetta Ale magari. Beh, lui vi ha, diciamo, messo in chiaro qual è il ragionamento che noi facciamo sullo sviluppo delle piccole e medie imprese. Spesso noi a livello regionale ci siamo opposti alla realizzazione dei centri commerciali, più che altro quelli nuovi, perché chiaramente la Lombardia ne ha già parecchi, perché c'è una visione di paese diversa. Ha toccato un altro tema molto importante, che è quello per esempio della sicurezza, perché oggettivamente la sicurezza è anche una cosa percepita, e avere sotto casa vita, avere sotto casa via vai di persone, passaggio con negozi aperti, ha un senso. Internet quindi è un'opportunità, un rischio, quindi va assolutamente affrontato come problema e gestito. Di conseguenza noi abbiamo detto l'innovazione è internet, la rete bisogna svilupparla, ma bisogna farla in maniera intelligente. Oltre a questo quindi il concetto è: dove vogliamo andare? Cosa può fare Regione? Massimo ci ha dato tutta una serie di strumenti per discuterne anche oggi pomeriggio. Noi abbiamo già affrontato il tema per esempio con un progetto di legge grazie all'aiuto di alcuni attivisti come Monica, adesso li ho persi, e Giovanni, eccoli là. Abbiamo sviluppato un progetto di legge regionale che cerca di indirizzare appunto la tracciatura, diciamo, della catena di produzione, perché chiaramente noi non possiamo fare concorrenza dove siamo perdenti costantemente, ma possiamo per esempio come regione informare l'utente, informare l'acquirente, perché noi abbiamo una forza pazzesca come compratori, perché possiamo indirizzare il mercato. A volte cadiamo sempre solo sul prezzo, che sicuramente è un tema molto importante, però a volte dobbiamo anche essere un po' più responsabili e consapevoli, e se lo ha fatto uno Stato come l'Inghilterra, che è di quanto di più liberale ci possa essere al mondo, riteniamo che possiamo farlo anche noi. Quindi grazie assolutamente Massimo e scusa se ti abbiamo fatto attendere.